Per chi fa questo mestiere, anche a livello diciamo minore come faccio io, Osvaldo Bevilacqua è un maestro di televisione, di giornalismo ed è un precursore perché in tempi non sospetti ha esplorato le eccellenze italiane. Adesso ci sono tanti canali tematici, programmi di enogastronomia, di viaggi, ma lui lo ha fatto, dicevamo, col professore Monaco nel Guinness dei primati, perché quanti anni sono, vogliamo dirlo? 40, ma ormai siamo nel 41esimo e il Guinness è Guinness mondiale di tutti i tempi per un programma che è andato avanti con lo stesso giornalista, unico conduttore, ininterrottamente, per cui abbiamo battuto gli americani, gli inglesi, anglosassoni, che sono un po' gelosi di questi Guinness. Quando c'è l'Italia di mezzo subito si preoccupa. Infatti mi hanno fatto tribolare 2 anni, poi però adesso abbiamo questo Guinness e sicuramente mi dicono dal Guinness World Records di Londra che nel prossimo secolo sarà difficile batterlo, rimarrà in Italia. Bene, come Mennea, diciamo. Stavo dicendo, ci sono tanti canali tematici, tanti programmi, come li vede questi suoi diciamo allievi? Ecco? Benissimo, perché quando uno è solo, poi c'è la solitudine, invece quando vedi che tanti ti emulano, ti copiano, sperando sempre che l'originale sia sempre l'originale, naturalmente, mi fa molto piacere perché vuol dire che avevamo visto bene più di 40 anni fa. E il paese dei mille paesi, come è questo? Il paese dei mille paesi, questa è, oggi praticamente è ufficialmente la prima uscita, la prima presentazione mia a livello nazionale, qui a Diamante. Anche perché si parla di Diamante. No? Si parla di Diamante, si parla di Diamante in termini anche giusti, perché quello che merita, quello che mi piacerebbe che fosse sempre di più lanciato. Adesso ho visto queste luminarie e mi ha fatto molto piacere. Parlando di Diamante non possiamo non parlare di Peperoncino, presidente Monaco. Allora, come fra poco lo introdurrà con la collega Marianna De Luca, però. Beh, il Peperoncino è citato anche nel libro, l'Accademia è il pezzo. Laurea, no? Ad honorem. Cittadino onorario di Diamante, accademico del Peperoncino. E quindi è un libro che solo lui poteva scrivere, perché nessun altro ha competenze. No, ha 15 milioni di chilometri. Ah, beh, 15 milioni di chilometri. 15 milioni di chilometri. 18 milioni in tutto. 14.000 milioni in Italia, in mondo e 4. Quindi sono in 18 milioni di chilometri. Quindi uno che ha viaggiato per 18 milioni di chilometri è, voglio dire, il maestro per eccellenza per fare un libro sul viaggio. E quindi praticamente questo è un libro particolare, perché mentre gli altri libri magari parlavano di altre eccellenze, questo è un libro che parla dei piccoli borghi. E quindi infatti il titolo del libro è... poi i borghi sono l'ossatura, no, dell'Italia, che sono l'anima, lui dice, sì, l'anima. Sì, l'anima. E quindi praticamente è una scoperta che il lettore fa. Io invito tutti a leggere questo libro, perché il lettore grazie a lui riesce a scoprire l'anima dei tanti piccoli borghi che altrimenti sarebbe impossibile conoscere, ci vorrebbe una vita intera. Allora, per chiudere, che auguri vogliamo fare a questo paese dei mille paesi per l'anno che verrà e per il futuro? Beh, di salire sempre in alto tra gli scenari mondiali, perché località come queste, come Diamante, che stanno accelerando, questo mi fa molto piacere, nel farsi conoscere in questi scenari internazionali. Io spero che questa spinta continui, adesso col sindaco che insomma stando in Parlamento ci può dare ancora più risalto, e vedo che già si sta muovendo nel senso giusto per dare alla popolazione un segnale di grande attenzione e soprattutto di proiettarsi verso questo universo tra i borghi più belli non solo d'Italia ma del mondo. Grazie a lei per quello che ha fatto e per quello che fa. Grazie a voi.